Buongiorno a tutti. Siamo in Artigiano in Fiera, siamo nella parte dell'Alto Adige, nel ristorante da Franziska di Vipiteno. Oggi vi presentiamo la ricetta del canederlo, vi faccio vedere la ricetta base e poi tutto quello che si può fare. Allora, si prendono 3 etti di pane raffermo tagliato a cubetti, deve essere un po' secco. Si mette un po' di speck, questa è la ricetta con i canederli allo speck, lo speck tagliato molto finemente, poi si aggiunge la cipolla tritata e un po' rosolata in modo che ha un po' di più di sapore. Poi si può mettere prezzemolo, e anche un po' di erba cipollina. Adesso vediamo di girare il tutto un attimino, così si mescola prima senza le uova. Ok, un po' di sale, pepe, ok, si rigira, si mette poca farina perché il pane, si sa, ne ha già abbastanza, si dà giusto una così, se no vi diventano come delle palline da tennis, diventano troppo duri. Ok, poi si aggiunge 3 uova su questi 3 etti di pane, tutto questo condimento. Un po' di latte per bagnare il tutto, una ciotola con acqua, bagnarsi la mano bene e ogni tanto amalgamare il tutto. Dato che è molto molle l'impasto, si aggiunge del pane, perché tanto la quantità non va in base a quello che uno parte, con 3 etti di pane o no. Ci si può sbagliare a mettere un po' più di latte, si può bagnare un po' troppo, si aggiunge un po' di pane e comunque l'impasto viene. Deve essere un impasto un po' consistente, sennò ovviamente poi vi si rompono. Ok. Questo adesso era l'impasto base del canederlo in generale. È lo stesso di che gusto voi lo potete fare, con lo speck, spinaci, formaggio. Si può fare anche con le rape rosse. Questo è l'impasto del canederlo al formaggio e questo è quello di spinaci. Allora, fatta poi l'impasto, facciamo uno al formaggio. Bagnarsi sempre bene le mani, compattarlo un po' e fare delle palline. Al formaggio lo si può fare anche un po' schiacciato a polpetta o così. La cottura, il modo di cottura è sempre lo stesso. Acqua salata. Adesso questo lo appoggiamo qua, agli spinaci. Con quello agli spinaci c'è anche chi ci mette in mezzo un pezzettino di formaggio, quando è bello cotto si fonde. Ok, e uno di quelli con lo speck. Bene, allora li buttiamo dentro e vanno cotti per almeno un 15 minuti, diciamo, buoni, così è cotto anche fino a dentro, sennò il pane all'interno rimane asciutto, giusto? Bene, ok, a posto, e intanto attendiamo. Bene, i nostri canederli adesso sono pronti, nel frattempo abbiamo sciolto un po' di burro. Si può sciogliere a piacimento anche chi lo vuole un po' più bruciato, il sapore poi uno se lo deve regolare. Si tirano su con una ramina. Mi raccomando, non fate bollire mai i canederli come se fosse la pasta. L'acqua deve essere bollente, si può bollentare, ma non deve proprio bollire perché sennò si rompono. Lo apriamo, così ve lo vedete bene. Si può condire
col parmigiano. Ok, il burro fuso. E chi vuole un po' di erba cipollina sopra. Questo è quello di spinaci. Questo è al formaggio, così vedete che il formaggio fila, ancora sempre del parmigiano sopra, un po' di burro. Questo è lo speck, questo è il classico allo speck, che si può mangiare in brodo oppure con un'insalata di cappuccio condita sempre con un po' di speck rosolato, ben bene, e condito come insalata. Oppure questo allo speck si mangia anche accompagnato con del goulash, il canederlo. Era il piatto principale perché tutto quello che avanzava ovviamente veniva un po' rigenerato. Bene, dal ristorante Franziska d'Artigiana in Fiera, buon appetito!